7:30, eccole là, le due squadre che fanno capolino sul partito verde della Gavalin Nocini. Guidati dalla terra arbitrale, dirigevano il con da destra verso sinistra, Seliak, Ricci, Pecorini, l'ex Pecorinese e Lepori in mezzo al campo, giudici Latti, Maldonado e Zapataro. Il duro attacco sarà composto da Pinzotti e Dudu risponde da Virtus Verona con Silvi Trepani, Vincenzo Ruggero, Faedo e Munaretti in mezzo al campo, Presentini, Alfredo, Leonardo, Tronzo, Seliak. Non c'è possibilità, chance per il numero 90, il cross dentro, il pallone in gioco, quella di Pizzotti, erano passati nemmeno 20 secondi sul nostro cronometro, parte alla grande, la formazione di Tacchinardi, prima fino offensiva, mette la pallone, le squadre di Dottora Estigli, dormita però della guardia Vittussina, già pensato ex attaccante della pistoliera, soprattutto della sveglia per la formazione di Gigi Fresco, lascia la rete di Sella, sembrava innocua sulla rete di Dudu e la scamina del Cino di Verona. Zambataro avanza il giocatore numero 23, per un insultante, attenzione al 12, ma quindi non mi spiego. La finta lascia attenzione al pallone in peso di testa che è stato dipinto il compagno del numero 2. Avanti, la pallone a Sella è colpita e restiamo provato tanti a puntare la rigore con i nardi. Ora il tagliato di Amadio, Dani nuovamente, poi altro il passo, Rompina! Donato, ancora Donati, lo slalom, la palla da Dani, a sinistra, Zambataro prova a convergere e poi il suggerimento nel quadro di rigore.